buongiorno. Sì, avete visto bene, quello lì ero io, che suonavo blues con persone che non conoscevo in un locale completamente a caso nel centro di Chicago. E sì, sono fiero di potervi dire che nel titolo non vi ho mentito, perché in questo video, signore e signori, entreremo dentro la casa di Elvis Presley. Sono emozionatissimo. Però andiamo con ordine, se no non si capisce niente. 1, 2, 3. Tutto nasce da questo ritratto fatto a mano a New Orleans. In questo disegno siamo ritratti io e Jessica, a.k.a. Che viaggi ti fai? Bene, Jessica è una coordinatrice dei viaggi di gruppo di Sivola e quest'anno ha deciso di fare una follia, ovvero un road trip che attraversa da nord a sud gli Stati Uniti d'America con lo scopo di scoprire tutta la storia della musica degli Stati Uniti. Viaggio che ha visto me, Jessica e altri 10 scoppiati partire da Milano con un aereo, atterrare a New York, da New York prendere un altro aereo fino a Cleveland in Ohio, lì prendere un van da 15 posti, spostarci a Chicago in Illinois per vedere il Festival del Blues, da Chicago ripartire imboccando la Route 66 e toccando città come St. Louis per arrivare fino a Nashville, dove abbiamo assistito al Festival del Country, un festival talmente folle che ho rischiato seriamente di sposare una mucca. Ma questo ve lo racconto in un altro video. Dopo il Festival del Country, da Nashville siamo rimasti nello stato del Tennessee andando a Memphis, città appunto di Elvis Presley, e da Memphis ci siamo poi spostati ancora verso sud per arrivare fino alla foce del Mississippi, fermandoci a New Orleans, città del jazz. Chicago, St. Louis, Nashville, blues, rhythm and blues, rock and roll, country, non si capisce niente. Facciamo un po' di ordine. La musica è qualcosa di meraviglioso e conoscere la storia della musica è fondamentale per apprezzarla nel modo più corretto. Banalmente, per apprezzare davvero un brano di Lazza, paradossalmente è importantissimo conoscere sia Chopin che Johnny Cash. Questo non significa che non si può ascoltare Lazza senza conoscere Chopin, ma significa che se si conosce la storia della musica, si può fruire della musica in un modo molto più completo. E qui sorge una domanda: come siamo passati nel XX secolo dalla musica degli schiavi afroamericani che raccoglievano il cotone nei campi a Vasco Rossi? La risposta si trova proprio nel viaggio United States of Music. Però al contrario, cioè si parte da sud e si arriva a nord. Grande tips di storia della musica. Ci sono stati un sacco di fattori che hanno portato la musica ad evolversi in questo modo, e ovviamente ci sono stati dei personaggi fondamentali per la transizione che c'è stata dalla musica blues, ritenuta la musica dei neri, fino al rock che conosciamo oggi. E oggi vi parlo di uno dei più importanti personaggi di questa parte della storia della musica, e ovviamente sto parlando di Gigi D'Alessio. No, ok, sto scherzando. Ovviamente sto parlando di Elvis Presley. Piccolo dettaglio assolutamente rilevante: Elvis Presley non nasce a Memphis, e soprattutto non nasce in quella gigantesca villa con la piscina, i cavalli, la pista per i go-kart. Elvis Presley è nato in una cittadina nel buco del culo del Mississippi che si chiama Tupelo. Stiamo arrivando in Alabama! Cioè, che figata che qui passa la linea che divide il Tennessee dall'Alabama! Vi racconto un pochino una cosa. Nel 1934, un anno prima che nascesse Elvis, il papà di Elvis ha costruito la casa in cui Elvis poi appunto è nato e ha vissuto i primi anni della sua vita. Era una casa umilissima, perché la famiglia di Elvis era una famiglia in grande povertà, locata in questo paesino sperduto del Mississippi. Quindi era una casetta a due stanze che il papà di Elvis ha costruito con $180, che ovviamente al tempo non corrispondono ai $180 di oggi, però intanto si era fatto fare un prestito di $180 solo per costruire questa piccola casetta a due stanze dove è nato il grande Elvis Presley. Esso. Insomma, la casa finisce qui: stanza da letto, cucina e poi si esce. Abbiamo quindi capito che il contesto in cui è nato Elvis Presley era di grandissima povertà, e Tupelo era una delle tante cittadine sperdute in cui si concentrava la vita della popolazione nera, tutta quella popolazione di schiavi afroamericani portati di forza in America principalmente per le piantagioni di cotone. Bene, capito questo, mettiamo un attimo da parte Elvis Presley e parliamo del blues. L'etimologia del termine blues ha un sacco di radici diverse, e una delle più rilevanti è il modo di dire I'm blue. I'm blue in slang americano significa
significa sono triste. Infatti il blues nasce dall'esigenza della comunità nera di esprimere tutto quel disagio di odio razziale che stavano subendo, la fatica nei campi di cotone, anche solo un amore non corrisposto. Insomma, il blues era un genere musicale per esprimere concetti tristi, che nasce appunto tendenzialmente nel sud degli Stati Uniti. E noi durante il road trip siamo finiti proprio in alcune di queste frazioni più sperdute del sud degli Stati Uniti, in alcune di queste cittadine completamente abbandonate e sperdute nel nulla. Siamo riusciti a entrare in quelli che erano i club in cui si ritrovavano le persone proprio solo con lo scopo di fare musica, di ballare, di cantare, insomma dimenticarsi un pochino, grazie alla musica, di quella che era la loro condizione di vita. In questo momento ci troviamo a Clark's Day, che è uno dei più famosi luoghi qua in Mississippi dove si dice essere nato il blues. È una cosa super 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 americana per la concezione comune che abbiamo della cosa americana. Ditemi se non vi sa un sacco di Radiator Springs in Cars. Ma il vero motivo per cui siamo qui è questo Shack Up in Lobby, perché appunto tutte le persone che abitavano in questo piccolo e sperduto angolo di mondo si incontravano in questo lobby bar e facevano musica, che è un momento di libertà meraviglioso. E nel fare musica a modo loro è nato il blues. Ok, sto andando fuori di testa, cioè tutte queste chitarre qui sono tutte firmate. Sono emozionatissimo. Ah, mamma, di cosa state parlando? Fuori di testa! Ma quanto è bello questo vecchio camion dei pompieri! Ma cosa stai dicendo? Vabbè, spettacolare! Ah! Ero fuori di testa. Però il vero blues noi lo abbiamo scoperto all'inizio del nostro viaggio, a nord degli Stati Uniti, in particolare a Chicago. Perché Chicago è la città del blues, tanto che ogni anno c'è il Festival del Blues. E il Festival del Blues di Chicago è una figata pazzesca! Lì intanto stanno allestendo il palco, Chicago Blues Festival. Ah, sono veramente felice. Siamo come quelli che vanno ai cancelli di Vasco la sera prima. Eh sì, non c'è nessuno. Siamo veramente fan del blues. Comunque, una delle cose più interessanti: non c'è il muro di casse come siamo soliti a vedere sul palco, ma ce ne sono tante distribuite sopra di noi. Quindi noi sentiremo la musica benissimo, non si assorda chi sta davanti. All right, here we go. Ovviamente ho ripreso pochissimo perché le esibizioni live non ve le posso pubblicare, però l'atmosfera che si respirava non solo durante il festival, ma proprio nelle strade, di gente che suonava, di club in cui c'è costantemente la musica dal vivo, tutto così bello, così musicale. Tanto che appunto in una sera qualunque a Chicago, in un locale qualsiasi in cui siamo andati a bere una birra, hanno detto: ehi, manca un tastierista, c'è qualcuno che sa suonare il pianoforte in sala? Io. E quindi ci siamo scambiati un paio di sguardi con gli altri componenti della band e abbiamo iniziato a improvvisare blues. Momento felicissimo, ero pieno di felicità. Questo perché la musica è proprio lasciarsi andare, lasciarsi trascinare, improvvisare. Ma perché Chicago è la città del blues? Per due motivi fondamentali. Il primo, perché gente come Maddie Waters, ovvero
lui è risalita dal delta del Mississippi subito dopo l'abolizione della schiavitù e è andata a cercare la fortuna nel nord degli Stati Uniti. E ovviamente spostandosi una fetta di popolazione si è portata con sé tutti i loro valori culturali, compresa la musica. E Chicago è stato uno dei più grandi focolai di distribuzione della musica blues. E il motivo per cui il nome d'arte di questo grand'uomo è Muddy Waters è proprio perché vuol dire acque sporche di fango, che ricalca un pochino queste origini dal delta del Mississippi in cui ci sono queste acque fangose, non solo a livello fisico ma a livello anche metaforico, quindi tutto quello che è stato lo sporco nella storia della comunità nera in generale negli Stati Uniti. E fattore numero 2? Elvis Presley. Come abbiamo detto, Elvis nasce nell'America super razzista degli anni 30 e cresce insieme alla comunità nera. Di conseguenza cresce con tutti quei valori culturali che partono dall'ambizione a una vita migliore, il sogno americano, ma che hanno le radici nel modo di muoversi, nel modo di ballare, nel modo di parlare, nella musica. Elvis Presley nasce respirandosi il blues. Da quando è bambino, durante l'adolescenza, cresce ascoltando i cori gospel della chiesetta di Tupelo. E siamo nel momento storico tra gli anni 40 e gli anni 50 in cui il blues si sta trasformando in rhythm and blues. Infatti, con una serie di influenze tra il gospel, lo swing, ritmi molto più serrati, il blues comincia ad evolversi e ad interessare anche alla popolazione bianca. Però c'è un problema. Se nell'America di oggi, 2023, dopo tutte le lotte che sono state fatte nella storia, I have a dream, e gli enormi progressi che queste lotte hanno portato, comunque si respira ancora un clima di razzismo devastante, figuratevi com'era il clima negli anni 40. Era inconcepibile che si trasmettesse la musica dei neri. E ci sono un sacco di artisti che hanno segnato la storia del rhythm and blues, come Little Richard, B.B. King, ma Elvis Presley aveva la chiave passepartout per aprire tutte le porte. Perché sì, è nato e cresciuto ballando, cantando e suonando il blues, però a differenza degli altri era bianco. Purtroppo, per com'era la situazione di quegli anni, era ovvio che un bianco avrebbe avuto più possibilità. In più, Elvis Presley era baciato da Dio perché era un figo della Madonna, aveva una voce che non si è mai più risentita nella storia. Un talento musicale incredibile e cazzo si sapeva muovere. Parte lo scandalo. 1954, Elvis registra alla Sun Records That's All Right. Subito sbanca. Cominciano ad ascoltarlo dappertutto, i suoi dischi vendono tantissimo e comincia a fare le prime esibizioni live. E quello che lo caratterizza e che fa impazzire il pubblico è il modo in cui si muove. Elvis è in grado di ancheggiare in questo modo incredibile, molto caratteristico del modo di muoversi e di ballare della comunità nera. E quindi immaginatevi quanto erano indignati tutti quei giornali, le radio, le televisioni controllate dalla comunità bianca di ricchi privilegiati razzisti che, oh mio Dio, quello lì si muove come un nero, che schifo, chiamate un esorcista. E quindi censura. Elvis non si può più muovere in quel modo. Però la grande figata della musica è che le censure non è che funzionano più di tanto, quindi Elvis se ne sbatte i coglioni, continua a fare la sua musica, continua a muoversi in questo modo straordinario, il pubblico impazzisce, tutte le ragazze si innamorano di Elvis Presley e in 4 secondi, boom, è nata una stella. Vende dischi come se fosse acqua al discount e chiude concerti da decine di migliaia di persone. Addirittura arriverà nel 1973 a fare un concerto alle Hawaii, trasmesso in televisione, visto da 1,5 miliardi di persone. E nel 1973 nel mondo non c'erano neanche 4 miliardi di persone. Insomma, Elvis Presley è sulla vetta del mondo. E a 22 anni si compra Graceland. Che cos'è Graceland? Nient'altro che la sua casa. La casa in cui appunto a 22 anni si è trasferito e ha portato con sé tutta la sua famiglia. E signore e signori, con un'emozione che non riesco neanche a descrivervi, mettiamo un attimo in pausa la storia della musica, riprenderemo tra poco, ed entriamo insieme, mano nella mano, nella casa di Elvis Presley. Che figo! Ah, comunque non si possono portare armi, nel caso volesse saperlo. Ok ragazzi, non so se capite quanto è imponente l'ingresso. E non avete idea di cosa è significato per me vedere quel pianoforte bianco appena entri sulla destra, il pianoforte a coda che Elvis ha suonato, sopra il quale ha composto le sue canzoni. E proseguendo nella casa, ovviamente si entra in tutte le altre stanze. Si arriva alla camera dei genitori di Elvis, in cui ovviamente sono lasciati ancora i vestiti originali dei suoi genitori. Si passa per la cucina e si arriva fino, per esempio, alla stanza della giungla, così l'aveva soprannominata lui. Stanza particolarissima in cui Elvis aveva fatto mettere una cascata
una cascata. Vabbè, era un artista, va bene così. Si arriva poi alla stanza multimedia, in cui ovviamente non bastava una televisione, ma bisognava averne tre, perché bisognava fare come i ricchi americani che guardavano tre notiziari tutti insieme. C'è poi la stanza da gioco con questa tappezzeria incredibile. E io che sono allergico alla polvere solo mi immagino che cosa cazzo volesse dire pulirla quella tappezzeria. Però tolto questo, era spettacolare ovviamente l'effetto visivo. Si arriva alla parte esterna del giardino. In cui c'è un enorme spazio dedicato ai cavalli, perché a Elvis piaceva andare a cavallo, quindi c'erano i cavalli. E poi si arriva al corridoio dei trofei. Allora, Graceland non è adesso come se l'era comprata Elvis quando aveva 20 anni. Nel tempo lui l'ha fatta crescere, l'ha fatta mutare. Per esempio ha creato appunto questo enorme corridoio in cui ha messo un po' tutte le sue vittorie di una vita. E adesso si trova esposta tutta la storia della sua famiglia. Ancora attraversando il giardino si arriva in una stanza sotterranea in cui Elvis faceva sport e ovviamente c'è un altro pianoforte per poter suonare. E poi si arriva al giardino della meditazione. Fermiamoci un attimo. La vita di Elvis Presley: frenesia, fama, soldi, soldi, tantissimi soldi e assolutamente troppa fama, per ritornare al punto 2. La notorietà, anche se ci viene venduta così, non è bella. La notorietà è insistente e vedremo che è proprio questo che poi ha ucciso Elvis Presley. Ma lui si era ritagliato dentro Graceland il suo giardino della meditazione, in cui c'era la piscina, c'era una fontana, c'era gli alberi, in cui adesso si trovano le tombe dei Presley. C'è la lapide dedicata al papà, la lapide dedicata alla mamma e la lapide dedicata proprio a Elvis Presley, con una piccola fiamma perpetua che brucia all'infinito. E subito davanti alla lapide c'è la sua tomba. Quindi, signori, io mi sono trovato faccia a faccia con il re del rock and roll. Poi lui era decine di metri sottoterra in un avanzatissimo stato di decomposizione, ma questo non me ne frega niente, io ero felicissimo comunque. Cioè, capito, Elvis non rappresentava solo quello che è la sua musica e quello che lui raccontava con la sua musica. Elvis Presley rappresenta proprio il sogno americano al 100%, perché è nato a Topedo, nel mezzo del niente del Mississippi, e grazie ai canti gospel, grazie alla sua chiesetta in cui è nato tutto, è diventato colui che ha fatto nascere il rock and roll e ha comprato questa villa in cui di fatto ha fatto poi vivere tutta la sua famiglia. E dopo aver visto questa casa che mi ha shakerato le emozioni, adesso entreremo nel suo aereo, perché ovviamente Elvis Presley aveva un aereo che ha chiamato Lisa Marie, era il nome di sua figlia. Questo qui è l'aereo privato di Elvis Presley. Cioè, ho preso voli Milano-Sicilia con aerei decisamente più piccoli di questo. Comunque ce n'è anche uno più piccolo, giusto per averne uno in più. E vuoi che nel tuo aereo privato non ci sia, per esempio, una sala riunioni? Non so se riesco a rendervi l'idea di quanto è grande questo posto, cioè ci stiamo camminando dentro. Ovviamente altra piccola saletta privata chiusa con due porte. Ok, a questo io non ero davvero pronto. Cioè, dentro l'aereo Elvis Presley aveva un letto matrimoniale, una stanza da letto separata dal resto dell'aereo. Cioè, dentro un aereo? Stiamo parlando degli anni 50. Con la sua bella televisione davanti al letto. Io non ce l'avrò mai. Era ricco, era assolutamente ricco. Però non è tutto oro quello che luccica. Infatti Elvis nel 1977 muore di infarto proprio a Graceland, nella vasca da bagno, e aveva solo 42 anni. Sono un po' poco chiare le cause reali della morte di Elvis, però quando vivi una vita all'insegna della notorietà, prendi decine di farmaci al giorno e hai un manager tossico che ti massacra, è un po' facile che il tuo cuore esploda, cioè. Però se volete capire un pochino meglio quella che è la vita di Elvis Presley nel dettaglio, vi consiglio di guardare il film, che è fatto sicuramente molto meglio di questo video. Fatto sta che il primo piano della villa Graceland, punto in cui è morto Elvis Presley, è assolutamente privato. Non si può accedere, non hanno fatto accedere neanche il presidente degli Stati Uniti d'America. Nessuno può entrare in quel posto. E a me rode un sacco il culo, perché io c'ero lì e volevo salire e non potevo salire. Ah! Ok, fermi tutti 2 secondi. Durante questo viaggio siamo stati via per un sacco di giorni, e durante questi giorni io ho dovuto continuare con il mio lavoro sui social, quindi dovevo costantemente connettermi alle prime reti pubbliche che trovavo, perché altrimenti mi sarei fulminato la connessione dati in 2 secondi. Ogni wifi era la mia ancora di salvezza, che fosse di uno Starbucks,
di un aeroporto o di un bar qualsiasi. Connettersi a un wifi pubblico è tutto fuorché una cosa sicura, perché detto proprio in soldoni, i wifi pubblici non sono delle reti protette e quindi fanno sì che la maggior parte dei nostri dati possano passare in chiaro. Come ho fatto a proteggermi da tutto questo? NordVPN, che da ormai diversi mesi siete abituati a vedere qui sul canale perché è uno dei principali sostenitori dei miei video, nonché un servizio che per noi viaggiatori è una manna dal cielo, perché appunto ti permette di connetterti a tutte quelle reti pubbliche di bar, ristoranti, aeroporti senza correre nessun rischio. Tutto questo perché nell'istante in cui scaricate l'applicazione e sottoscrivete l'abbonamento avete una costante protezione sia durante la navigazione che quando scaricate qualcosa, quindi potrete scaricare file da internet senza prendervi peggiori malware in circolazione. Tutto questo sommato al servizio più classico di una VPN, ovvero quello di permettermi di connettermi dall'altra parte del mondo. Se io sono in Italia e voglio fruire di un anime che c'è solo in Giappone, mi basta aprire NordVPN e geolocalizzare la mia connessione in Giappone e potrò guardare tutti i contenuti che mi interessano. Insomma, è una figata pazzesca al costo di poco più di un caffè al mese. Se volete saperne di più, vi lascio il link in descrizione e nel primo commento per poter avere più informazioni e soprattutto per poter avere uno sconto esclusivo grazie al mio codice. Tutto chiaro? Ma torniamo a parlare di storia della musica. Infatti non è nel 77 che è morto Elvis Presley. Elvis Presley non morirà mai, perché è stato lo spaccaghiaccio per tutti quelli che sono venuti dopo di lui. Ma perché appunto Elvis è stato quel collante fondamentale tra la musica dei neri e la musica dei bianchi, e ha fatto capire a tutto il mondo che vaffanculo alle vostre idee, la musica è antirazzista e lo sarà per sempre. Cioè praticamente la musica si può calcolare prima di Elvis e dopo Elvis. Sono arrivati tutti: i Beatles, i Rolling Stones, Chuck Berry, Jimi Hendrix, Bruce Springsteen, i Queen, David Bowie, sono arrivati tutti dopo Elvis e tutti quanti fanno parte di quella famiglia musicale gigantesca che possiamo chiamare rock and roll. Elvis Presley è stato il re, nonché uno dei padri del rock and roll. Che cos'è il rock and roll? È semplicemente quella musica esplosiva, ribelle, movimentata dei giovani che volevano cambiare i canoni musicali. E tutto questo l'abbiamo scoperto nella prima tappa del nostro viaggio United States of Music, ovvero Cleveland, in Ohio. Questo perché Cleveland è ritenuta proprio la città del rock, ed è proprio Cleveland che si trova la Rock and Roll Hall of Fame, che non è altro che la più grande raccolta di cimeli storici originali dei personaggi del rock. E voi non avete idea di che cosa c'è lì dentro, a parte il fatto che ti accoglie con una sobrissima gigantesca scritta "lunga vita al rock", ma soprattutto appena entrati io mi sono trovato davanti questo. Ok, siamo arrivati a un punto che mi fa veramente venire da piangere: le chitarre di Jimi Hendrix, la double neck, la Stratocaster originale che ha suonato nel 68, e questa qui è la Love Drops del 67. Avete idea di che pezzo di storia è questa chitarra? Ma voi avete capito che questo qui è il vestito ufficiale di Elvis? Guardate come il pianoforte ufficiale di Jerry Lee Lewis aveva addirittura tutti i tasti consumati da quanto è stato suonato. Cioè raga, dagli spartiti originali ai vestiti, agli strumenti musicali, questo posto mi sta facendo andare fuori di testa. Raga, la chitarra originale di David Crosby, senza senso. Siamo nella parte dei Ramones con la giacca originale di Joey Ramone. Cioè, il basso di Cliff Burton dei Metallica, Bruce Dickinson degli Iron Maiden. Abbiamo scritto moltissime cose insieme, una a una, occhi negli occhi, come per esempio "I want to hold your hand", direttamente da John Lennon sul pianoforte della Asher Family. La chitarra originale di John Lennon e quella di George Harrison dei Beatles, ragazzi. Avete presente la copertina più famosa in assoluto dei Beatles? Cioè quella dell'ultimo album a cui hanno partecipato tutti e quattro insieme. Perfetto, questa qui è la copertina originale e questi qui sono gli occhiali originali di John Lennon. Cioè raga, in questa chitarra di John Lennon c'è ancora attaccata con lo scotch la scaletta che stava suonando durante quella serata. La Gibson Les Paul Custom originale di Bruce Springsteen. Ragazzi, questa qui è stata suonata nel 68, mi ricordo benissimo il video dell'esibizione. Penso che si commenti da sola, no?
No? Direttamente dai Led Zeppelin. Io non so se avete capito che questa qui è la chitarra di Tom Morello. Allora, non riesco neanche a parlarvi di altro, mi tremano le mani. Perfetto, spero di avervi espresso tutta la mia emozione. E in questo video siamo partiti dal sud degli Stati Uniti a Tupelo con il blues e siamo arrivati fino a Cleveland con il rock and roll. Spero tantissimo di avervi trasmesso anche solo una piccola parte di quella che è stata la mia emozione nel vedere questa parte di storia della musica e nel poterne fruire in modo così vero, così concreto. Ringrazio ovviamente tantissimo ancora Sivola per avermi dato l'opportunità di portarvi questa esperienza e Jessica per aver pensato e creato questo itinerario. Ringrazio ancora tantissimo NordVPN perché ha reso possibile questo video e che dire, letteralmente viva la musica e ci vediamo nella prossima follia.